Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Collezione e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, come avete potuto evincere dal titolo di questo nuovo video, andremo a fare l'unboxing di un prodotto anime molto interessante, di un cofanetto della Dinite sbalorditivo perché ha tantissima roba ed è un film anime che io ho adorato alla follia perché l'ho visto al cinema e adoro Makoto Shinkai, ho amato tantissimo Your Name e ho amato anche questa sua nuova opera Withering with You. Si tratta di un box Dinite molto interessante, numerato a 3500 copie, piena di gadgettini e qui non si vede, è un po', non so se sbiadita o non scritta, però si vede 1880, non si legge proprio bene, non so come mai mi è arrivata così ed è un'edizione fantastica di questo film qui. La Dinite, come per Your Name, ha proposto un box limitatissimo numerato e l'edizione Steelbook singola. Infatti, per esempio, all'estero ci sono altrettante edizioni magnifiche di questo film e hanno all'interno la Steelbook e addirittura il disco 4K. Noi purtroppo in Italia siamo bloccati con questo formato 4K, con l'Ultra HD, e quindi la Dinite ci ha proposto il box con il Blu-ray, quindi ce lo facciamo andare bene. Il prezzo di listino di quest'opera è 54,90€. Io l'ho comprato un pochino di meno su IBS perché avevo dei buoni sconto. Tra l'altro c'è anche una sorta di protector, che è questo qui, un protector di plastica, molto carino. Ed ecco qui, andiamo a vedere i gadgettini che ci sono. Questo qui è il digipack del film, non c'è nessuna artwork anche qui, a parte l'artwork frontale, qui dietro non c'è praticamente nessun artwork, è bianco. Infatti la Dinite per le ultime sue edizioni limitate ha scelto un profilo bianco perché c'è le ultime sue limited sono quasi tutte bianche. E questo qui è il digipack di Withering With You, con all'interno le cartoline e qui ci sono i nostri due protagonisti. Apriamo e all'interno troviamo il Blu-ray dei contenuti speciali, il DVD del film e il CD della colonna sonora, perché in Giappone vanno queste edizioni qui da collezione che hanno all'interno anche il CD della colonna sonora, perché in Giappone la colonna sonora è una parte importante della produzione filmica del film e quindi nelle loro opere limitate inseriscono sempre il CD della colonna sonora. Quindi la Dinite si ispira molto all'edizione giapponese, quindi sono abbastanza tradizionalisti ed è molto interessante perché è comunque un disco in più che aggiunge valore ed arricchisce queste edizioni qui limitate e numerata. Infatti la Steelbook che vi dicevo prima ha all'interno forse solamente i due Blu-ray, il Blu-ray del film e il Blu-ray dei contenuti speciali, non ha i quattro dischi. Qui c'è il richiamo al manga, è un bannerino, un flyer che c'è all'interno. E qui, come al solito, troviamo la tracklist delle canzoni della colonna sonora, quindi del CD. E poi troviamo le due cartoline su carta abbastanza rigida e sono praticamente le stesse, sono due cartoline identiche. Penso che abbiano sbagliato a darmene due identiche. Non vedo differenza tra le due, in cui vediamo la realizzazione del personaggetto che dopo vi faccio vedere. Praticamente argentate, in toto argentate, molto molto belle. E poi qua all'interno troviamo il corposo booklet, davvero corposo perché è composto da ben 100 pagine e anche una rilegatura davvero pregevole, molto bella. Ve lo sfoglio così velocemente, ma si tratta di un booklet che mischia immagini del film con delle didascalie che spiegano la lavorazione del film in modo esaustivo.
la regia, la lavorazione, la colonna sonora, i doppiatori originali giapponesi, i disegni, le animazioni e così via. Quindi sono davvero libretti univoci ed esaustivi. Poi guardate che bellissime le immagini qui a colori. Cioè, rendetevi conto della qualità artistica e visiva del lungometraggio, che secondo me non ha uguali. Visivamente, infatti, secondo me è al pari di Your Name. Anche a livello di trama è molto. Ancora visto perché è davvero una gioia per gli occhi e anche una storia molto agrodolce, molto bella, che strizza l'occhio anche a Your Name perché ci sono molte analogie tra questi due film e mostra tutto il potenziale di Makoto Shinkai, che si conferma un bravissimo narratore e un bravissimo animatore. Non dico erede di Hayao Miyazaki, però rimane comunque un artista giapponese molto interessante, che secondo me nell'animazione non ha nulla a che invidiare dai maestri occidentali. E poi qui troviamo una scatolina per costruire questo Teru Teru Bozu. Non c'è qua niente, c'è una pallina qui di polistirolo, un pennarello, questo panno qui, questo laccetto e queste penso che siano le istruzioni su come costruire il Teru Teru Bozu, che ha un'importanza all'interno della pellicola. Infatti qui dietro c'è scritto su questo bannerino di spiegazioni qui di istruzioni sul Teru Teru Bozu, c'è scritto: i Teru Teru Bozu sono delle piccole folcloristiche bambole diffuse principalmente nelle zone rurali del Giappone. Queste bambole sono anche fatte di carta di stoffa, quasi sempre di colore bianco. In passato i contadini le appendevano fuori dalle finestre come amuleti per allontanare la pioggia. In Giappone il termine teru significa risplendere, mentre i bozu sono i monaci buddisti. Infatti le bamboline ricordano in tutto e per tutto dei deliziosi bonzi buddisti. Oggi l'uso dei Teru Teru Bozu è diffuso tra i bambini giapponesi, che le utilizzano per allontanare la pioggia quando vogliono fare attività all'aperto o prima di un picnic scolastico. La leggenda racconta che i Teru Teru sono in grado di scacciare la pioggia grazie alla paura di Ame Fushi, lo spirito della pioggia, per queste bamboline. In realtà non si tratta di uno spirito malvagio. Vorrebbe solo sentirsi accettato dai bambini con i quali tenta di giocare e dai quali viene allontanato per il solo fatto di portare con sé la pioggia. Questo suo allontanamento scatena l'ira dello spirito, che si vendica attraverso dei dispetti verso i bambini che lo hanno cacciato. Quindi molto interessante, e per tutti coloro che non hanno visto il film, il film si basa tutto sulla pioggia, sull'evento meteorologico, perché la ragazza protagonista è in grado di controllare il meteo e quindi l'elemento meteorologico ha un'importanza vitale all'interno della diegesi narrativa del film. Quindi è un'iniziativa molto carina. Io non sono esperto di conoscenze giapponesi e non conoscevo onestamente il Teru Teru Bozu. Quindi davvero un'iniziativa lodevole questa qui dalla Dinit, che arricchisce ulteriormente il box. Quindi ricapitoliamo un attimino cosa c'è in questa edizione: il poster del film, il box per costruire il Teru Teru Bozu, quindi
quindi diciamo il giocattolo scaccia pioggia, il corposo booklet di 100 pagine sulla gestazione del lungometraggio, delle cartoline tutte argentate, molto belle, tra l'altro sono identiche, le tracce, il flyerino con le tracce originali della colonna sonora che c'è all'interno del pack, il banner pubblicitario del manga edito da Star Comics e il digipack dell'edizione. Il box è molto rigido, un bel cartonato, dove all'interno vanno inseriti tutti questi gazzettini. Il libricino, ecco qui. E questo qui è il box Dimit numerato illimitato di Withering With You. Oltre al box rigidissimo troviamo anche questo, questa specie di sovracopertina plastificata, molto carina, con dietro il flyer che propone anche il numerino qui dietro. Per gli amanti dei contenuti speciali, visto che non l'ho detto, all'interno nel Blu-ray dei contenuti extra ci sono ben 3 ore di contenuti aggiuntivi extra, di contenuti speciali, e sono la filmografia di Makoto Shinkai, intervista a Makoto Shinkai, commemorative Waterfront, documentario alla produzione, il teaser dell'edizione italiana, il trailer dell'edizione italiana, promo e trailer originale, il video musicale Se pioverà, interpretato da The Mecha, e di trailer. Quindi davvero tante cose, tanti contenuti, e l'edizione è davvero ricca. Ecco, l'unico neo di queste versioni qui è la chiusura, perché secondo me a lungo andare si rovinano. Comunque questo qui è il box Withering With You della Dinit, un box fantastico per un film anime davvero meraviglioso. Vi consiglio l'acquisto e vi ricordo anche che il film è presente sul mercato anche in edizione da collezione Steelbook, che io comprerò più avanti da affiancare a questa bellissima edizione qui, che si affiancherà benissimo con le altre stupende edizioni Dinit di Makoto Shinkai. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo unboxing anime con la presentazione di Withering With You, l'opera post Your Name di Makoto Shinkai. Fatemi sapere nei commenti se avete visto il film e se avete intenzioni o avete già comprato questo magnifico box della Dinit. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!